Buonasera e ben ritrovati. Non abbiamo fatto passare troppo tempo perché siamo già ripartiti con Chiedilo al Sindaco, il filo diretto con il primo cittadino, in questo caso riconfermato Matteo Viffoni. Buonasera a tutti. Buonasera Sindaco, ben buonasera, ritrovato. Buonasera, grazie a tutti quanti. Buonasera, ben ritrovati a tutti gli spettatori. No, infatti ci faceva piacere perché siccome è un filo diretto utile e che riceve tanta attenzione da parte di tanti spettatori, ci faceva piacere farlo partire immediatamente. Ringrazio ovviamente TV Prato per l'ospitalità. Grazie davvero e ben ritrovati. È stata una campagna elettorale ovviamente impegnativa, che però l'ha nuovamente riconfermata alla guida della nostra città. Allora, il punto di partenza, come si appresta a vivere questa seconda avventura, 5 anni alla guida di Prato, una realtà ovviamente non facile da gestire, lo possiamo dire? No, è una città incredibile, meravigliosamente incasinata, nel senso che è una città che secondo me dà delle opportunità straordinarie, pazzesche, ha una forza d'animo e una anche intraprendenza che molti ci invidiano, con le sue spigolosità, con le sue difficoltà, i suoi punti deboli, nessuno l'ha mai negato. Diciamo che abbiamo 5 anni di lavoro alle spalle, quindi molto è stato seminato. Anche personalmente c'è un approccio diverso alle cose, chiaramente quando diventi sindaco di una realtà di la 16ª città d'Italia devi prendere confidenza un in mezzo, cosa in questo momento invece siamo ripartiti di slancio. L'idea è portare in fondo le tante cose iniziate nei primi 5 anni e attivare molte delle cose che abbiamo in testa per il futuro di questa città, insistendo sulla scuola, insistendo sui servizi pubblici. L'idea è un po' di fare grandi interventi che cambiano il volto della città, nello stesso tempo continuando ad occuparsi dei giardini, delle scuole, delle strade della nostra città, dei servizi, mettere a disposizione le maggiori opportunità possibili per chi decide di scommettere il proprio futuro qui. Chiediamo a tutti di, ovviamente, diamo per scontato l'approccio rispettoso delle regole, qualsiasi esse siano, sia il codice penale che sia il codice della strada, ma nello stesso tempo vogliamo dare opportunità a tutti, imprenditori, artigiani, studenti, ragazzi, giovani, generazioni soprattutto, di crescere e di fare qui il proprio futuro. Senta Sindaco, lei si è riposato per qualche giorno, giustamente lo aveva annunciato, dedicherò un po' di tempo alla mia famiglia. Esatto. E così è stato, ma da oggi è pronto qui in Palazzo Comunale per ricominciare davvero a confrontarsi con i piccoli e grandi problemi dei cittadini. Che cosa ha fatto oggi? Allora, sì, dunque, negli scorsi giorni ho ovviamente costruito la squadra che insieme a me mi accompagnerà in questi 5 anni, insomma nel periodo di tempo in cui toccherà a noi. Poi ho portato 4 giorni bambina in mare, perché giustamente nell'ultimo periodo soprattutto li abbiamo visti poi. Stamattina abbiamo già iniziato con il lavoro, ho visto le categorie economiche per quanto riguarda i temi del centro storico, in particolare la questione della movida che annualmente si ripropone, ma anche per il pomeriggio, i nostri negozi, quello che si può fare, e abbiamo già iniziato ad affrontare la questione del settembre, insomma gli eventi in centro storico, che era oggettivamente uno dei temi su cui ovviamente c'era la massima attenzione, avevamo rimandato fino ad ora. Poi abbiamo fatto un paio di riunioni interne di questioni riguardo alla gestione della macchina, soprattutto con i nuovi assessori. Abbiamo incontrato la HAP che porta il biglietto mobile anche sulle corse extraurbane, e insomma adesso abbiamo incontrato nel pomeriggio i ragazzi di Fridays for Future. Insomma, abbiamo fatto una serie di cose, abbiamo iniziato diciamo con i ritmi usuali, appena finito qui correrò in Palazzo Banci Buonamici per la premiazione degli allenatori dell'anno, fra l'altro una società sportiva fantastica, e grazie soprattutto a persone come loro che accompagnano i nostri ragazzi nella fase di divertimento ma anche di crescita. Insomma, abbiamo riniziato la vita, domattina ci sarà la prima giunta del nuovo corso, e insomma, e si rinizia col percorso. Ecco, l'agenda politica del primo cittadino, Matteo Viffoni, lei ha tenuto tra l'altro la delega alle grandi opere, che cosa troviamo nella sua agenda, non so, i primi punti di priorità, questioni calde su cui vuol chiudere il cerchio? Quello su cui voglio chiudere immediatamente è la definizione del protocollo sui rifiuti, sugli scarti tessili, in particolare con la Regione Toscana nel corso di questi mesi abbiamo fatto dei passi avanti. Dice tutto a posto? Vorrei dire, però siamo abbastanza avanzati, abbiamo trovato una soluzione che potrebbe dare un respiro vero soprattutto ai nostri artigiani, quindi levare dai piazzali i sacchi di scarti tessili, in attesa che il governo
fra l'altro è di qualche settimana fa, credo, una lettera di Confindustria, e condivido pienamente al ministro Costa che gli dice: ministro, sbrigati, perché abbiamo già fatto un lavoro, siamo praticamente a fine col discorso dell'end of waste, con la possibilità appunto di recupero degli scarti tessili, dai, sollecitiamo, arriviamo a un fondo, mettiamo le firme, lavora, c'è un anno e siamo fermi, possiamo fare raggiungere un doppio risultato: da un lato smaltire bene in maniera efficace gli scarti, ma soprattutto riutilizzarne molte, quindi con un doppio vantaggio. E poi sì, ho ottenuto le grandi opere, perché sottopasso soccorso, abbattimento del vecchio ospedale, il parco urbano, la palazzina del nuovo ospedale, la ristrutturazione di Palazzo Pacchiani, dei Bastioni delle Forche, sono grandi opere che cambiano il volto della città, su cui io voglio mantenere attenta. Il primo su cui vedremo dei passi prossimamente concreti? Il primo è l'abbattimento, cioè dovrebbe essere affidato il cantiere dell'abbattimento della rifinizione che c'è alla strettoia del soccorso, quindi vedrete andare giù quell'immobile, e poi appena al tribunale, è scaduto giovedì il termine, il tempo per l'assegnazione per la risposta rispetto a chi deve essere affidato l'abbattimento del vecchio ospedale per la realizzazione del parco. Stiamo aspettando a questo punto, insomma, a giorni, spero a ore. Conosceremo il nome, quindi. Conosceremo chi è la ditta incaricata. La ditta incaricata. Veniamo quindi alla squadra di governo. Ha fatto giustamente accenno prima, 4 donne, 5 uomini, di questa squadra 5 assessori uscenti riconfermati, ci sono anche delle new entry. Partiamo, tanti punti interessanti da valutare, partiamo ad esempio dal ritorno dell'assessorato unico alla sicurezza. Lei aveva mantenuto le deleghe, ha deciso di ripristinare questa formula e di affidarla ad una donna, Flora Leoni, ex ispettrice della Polizia Municipale. Perché questa scelta? Perché c'era una figura che mi metteva insieme, in realtà l'assessorato prevedeva la polizia municipale, quindi e la mobilità, una figura che conosce bene la macchina, che conosce bene la città e che pronti via era immediatamente operativa su un tema così, su entrambi i temi sono molto delicati, perché se voi ci pensate per bene, la polizia municipale, quindi sistema il tema delle sicurezze, di tutto quello che è dall'altro lato un tema della mobilità che è oggettivamente molto sentito in città, sono temi che bisogna conoscere bene. L'altra volta avevo preferito tenerla per me perché volevo effettivamente capire come funzionavano le cose, perché so bene che questo è un tema sentitissimo dai cittadini pratesi, vorrei dire non solo dai cittadini pratesi, è un tema molto sentito. Conoscere bene quali sono poteri, limiti, forze, opportunità della macchina dell'amministrazione comunale, secondo me ci ha permesso di dare delle risposte importanti, che ora mi sento anche di delegare, trovando una figura che ha delle caratteristiche che a me convincono molto. Quindi il tema che io sentivo come importante lo volevo tenere per me, perché lo volevo conoscere bene. Adesso ho trovato una figura, adesso lo conosco bene, so muovermi dentro questo campo e ho una figura che mi rassicura molto, che so che essere immediatamente operativa, pronti via, devo dire mi ha convinto a fare questo tipo di scelta. Manterremo ovviamente altissima l'attenzione. In conferenza stampa attenzione. Infatti disse: i tempi cambiano e quindi anche le scelte ovviamente cambiano. Non c'è questo dubbio. Non è dettato, le domando anche un po' in maniera provocatoria, non so, da un peggioramento della situazione? No, in realtà no, perché i dati che ci dice per esempio il Ministero dell'Interno, l'abbiamo detto anche durante la campagna elettorale tante volte, segnano un crollo dei reati in città. Il ministro dell'Interno ha detto, rivedendo qui a Prato, Prato è una delle città in cui diminuiscono in maniera più significativa il numero dei reati complessivi. Ci possiamo accontentare? No, sarebbe facile nascondersi dietro questo numero e potremmo dire: beh, abbiamo avviato un lavoro. Io considero il fatto che è stato avviato un lavoro, ma non mi considero ancora soddisfatto, perché voglio continuare a far sì che sia uno dei temi più sentiti in città, continui a essere presidiato e presidiato bene. Se guarda i numeri, devo dire che grazie anche ovviamente alla collaborazione straordinaria delle forze dell'ordine, dei ragazzi della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza, dei nuclei di protezione civile, ma anche dei carabinieri in congedo, di tante associazioni di volontariato che ci aiutano, insomma è stato fatto un lavoro che dà dei risultati appunto certificati al Ministero dell'Interno. Bisogna assistere, non bisogna fermarsi, continuare a mettere le luci dove servono, continuare a riqualificare gli spazi dove servono, a presidiare i luoghi, eccetera, eccetera, eccetera. È un lavoro importante, i tempi cambiano, io sono più consapevole di questo tema e ho una persona ad hoc, Flora Leoni, che si occuperà di questo. Secondo me può avere davvero competenze giuste.
Gli altri assessorati, ce n'è uno particolare che spicca anche per il nome curioso, l'assessorato alla città curata. Lo potremmo definire un po' l'assessorato di prossimità, ecco. Sì, mi convince. Spetterà Cristina Sanzò. Cristina, fra l'altro, è una persona che conosce molto bene e per l'esperienza professionale, ma anche perché è stata 10 anni consigliere comunale, prima ancora consigliere provinciale. Abita, cioè nel senso è una donna insomma, che anche per la sua esperienza personale, dico di vita, conosce bene quelle sono le questioni aperte di una frazione. Lei abita a Vergaio, ma insomma nel senso vale per tanti altri. La mia idea è mettere insieme in un unico assessorato quelli che sono temi molto spessi contigui e di cui il cittadino ti chiede conto, in modo che ci sia una persona che direttamente ha tutti gli strumenti per poter intervenire su giardini, illuminazione, strade, rifiuti, che sono temi, come dire, esatto, di prossimità, mi piace molto questa definizione. Ci sono temi in cui il cittadino magari spesso anche non ha funzione antidegrado. Sì, esatto, non ha una lamentela, come dire, così, però chiaro, è la buca, è la perdita dell'acqua, è il ritiro, è il mancato ritiro del rifiuto, cioè temi che portano a una consapevolezza nella relazione con l'amministrazione comunale più alta del cittadino. Se è il cittadino che ti segnala un problema di un giardino, di un gioco rotto nel giardino, trova un assessore che ha tutte le leve per poter reagire, io credo sia una sinergia migliore. Nessuno chiede a Cristina di fare miracoli, anzi, nel senso, ha un assessorato molto tosto dal punto di vista proprio della relazione. Però mettere insieme in un unico contenitore tutte quelle che sono quelle piccole barra grandi segnalazioni che ci arrivano e che ovviamente anche i nostri uffici recepiscono, secondo me può essere un modo per avere una persona che ha finalmente la leva di comando su tutti questi temi che appunto possono apparire, esatto, ma poi possono apparire magari come minori, ma in realtà per qualcuno, e io me ne sono reso conto a proposito di come si cambia in questi 5 anni, per qualcuno sono oggettivamente qualcosa che cambia, perché avere una strada non dissestata, un giardino non tenuto bene, a qualcuno veramente è il tema della sua situazione personale. Se glielo risolvi, gli dà una risposta, veramente fai contente le famiglie, fai contente le persone. Velocemente chiudiamo il capitolo dedicato alla giunta. C'è una delega particolare che spetterà l'assessore Valerio Barberis, oltre all'ambiente e all'urbanistica, anche l'assessorato alle politiche per l'economia circolare. Credo che sia il primo in Italia di questo tipo. Perché siamo capofila. Noi siamo capofila in Europa sul tema dell'economia circolare. Siamo la città del cardato, qui l'abbiamo inventata, quella che è l'economia circolare, sostanzialmente il riuso e il riutilizzo, abbiamo l'acquedotto industriale che permette l'utilizzo delle acque, insomma siamo una città che ha una avanzata conoscenza di questa materia, su alcuni settori almeno. Siamo capofila lì in Europa dove si decide effettivamente quelle che sono le politiche, i nostri imprenditori sono consapevoli e abituati, c'è il lavoro, Astri penso, ma insomma un grande lavoro che Confindustria, gli artigiani stanno facendo. Io penso che su questo noi dobbiamo continuare ad insistere ed essere capofila, perché l'economia circolare non è solo, è anche ed è fondamentale rispetto dell'ambiente, ovviamente rispetto di quelli che sono gli sviluppi futuri dei luoghi in cui viviamo, ma è anche sull'economia, anche ricchezza, anche soldini che si possono recuperare. Faceva prima l'esempio degli scarti, il fatto di poter utilizzare lo scarto tessile permette alle nostre imprese quantomeno non avere costi in più, se non addirittura di creare ricchezze dal non riutilizzo. Insomma, quindi l'assessore si dedicherà al tessile, ma non solo, tutto quello che riguarda riutilizzo e la filiera del riuso. Perché alla fine siamo tutti cittadini, perché se riutilizziamo la plastica, per fare un esempio, o riutilizziamo lo scarto organico, vorrei dire, Prato ce lo può permettere, siamo al 72% di raccolta differenziata, vorremmo implementare ancora porta a porta le sue difficoltà, ma anche questa grande forza, noi vorremmo far sì che questo tipo di percorso diventi patrimonio comune e porti ricchezza, oltre all'abbattimento della Tari, su cui proseguiremo un percorso, vorremmo far sì che possa diventare una sorta di filone dell'economia cittadina e a quel punto metterlo a disposizione di tante altre città come la nostra. Chiudiamo con l'appuntamento di giovedì pomeriggio, la prima assemblea cittadina, il nuovo consiglio comunale, vedremo molti giovani seduti sui banchi del consiglio, qualche novità, l'assenza di Forza Italia, l'assenza di Aldo Milone, insomma un consiglio comunale rinnovato con la presenza anche di 2 cittadini di origine cinese. Esatto, e di un nella Lega di un ragazzo Claudio nato in Romania. Perciò, come dire, è un consiglio comunale pratese. Nel senso, la dico così, siamo la città più giovane della Toscana, forse una fra le più giovani d'Italia, ed è un consiglio comunale di tanti ragazzi, tante donne e tanti ragazzi, e questo secondo me è un bene, sia nella maggioranza che nell'opposizione ci sono tante nuove leve, diciamo così,
e questo secondo me è positivo, è positiva anche l'esperienza, ma il fatto che ci sia l'entusiasmo di nuovi giovani consiglieri comunali è importante. Prato è la città in cui un cittadino su cinque è nato fuori dai confini, ci sono due cittadini italiani, italianissimi, nati e cresciuti qui ma di origine cinese e appunto un consigliere comunale cresciuto qui ma nato in Romania, perché questa è Prato, io penso sia la rappresentazione della nostra città. Auguro a tutti davvero un buon lavoro, alla maggioranza per far sì che le tante cose ci sono da fare vengano portate in fondo presto e bene, vorrei dire, e all'opposizione fare il suo mestiere. L'opposizione è importante quando è, come dire, un'opposizione tosta, perché ci costringe, fra virgolette, a essere ancora più attenti, a essere ancora più incisivi, a essere ancora più veloci nelle risposte, eccetera, eccetera. Se è un'opposizione di questo genere fa bene alla città, se è caciara e come dire, e caos, non serve a niente, anzi ci come dire, rende ancora più faraginoso il già complicato lavoro della macchina. Però io, insomma, mi auguro davvero che sia finite le tensioni, purtroppo forse troppo alte, della campagna elettorale, spero davvero sia un nuovo questo corso. Allora, in bocca al lupo innanzitutto al neoeletto sindaco, rieletto sindaco Matteo Biffoni, davvero buon lavoro. Grazie mille. E un buon lavoro a tutta quanta la giunta comunale e ovviamente al consiglio comunale di cui seguiremo i lavori. Mi raccomando, continuate a scriverci all'indirizzo email, siamo qui per voi, chiedilo al sindaco @comune.prato.it. Grandi temi, piccoli e grandi problemi, ma importanti e preziosi per voi, davvero siamo qui per sottoporli al nostro sindaco. Arrivederci. Grazie mille. A voi tutti una buona serata. Ci rivediamo lunedì prossimo. Buonasera.